Questo video doveva uscire ieri, ma l'ho registrato male. Mezz'ora di video registrato male, sì, quindi lo rifaccio ora. Bene, cosa è successo qualche giorno fa alla WWDC? E sono successe tante cose, iOS 16, macOS Ventura, watchOS 9, che... iPadOS 16, che... MacBook M2. Partiamo dal principio con iOS 16. La più grande novità, la più importante, la più poderosa è sicuramente la nuova schermata di blocco, la nuova lock screen, che è un botto personalizzabile. Puoi cambiare il font, che già in automatico già cambia di base. Non c'è il font vecchio, quello di iOS 15 precedente. Poi, se uno vuole quella vecchia, lasciagliela. Non obbligarlo a cambiarla, ma scelta cosa mia personale. Poi puoi mettere widget sopra, sotto, cambiare font, colore, di tutto puoi fare. È bellissima e cambia anche le notifiche che arrivano dal basso. Puoi anche monitorare la tua corsa di Uber, cose sportive, tutte le cose là sotto, anche quando vai a correre. Ecco, molto figo. E secondo me può essere anche una cosa che può ottimizzare un Always On Display. iPhone 14, iPhone 14 Pro, Always On Display, dai! Dai! Vai! Io voglio questo Always On Display. Dammelo per favore, grazie. E quindi con questa nuova lock screen anche nuovi sfondi, tutte cose molto personalizzabili. E puoi cambiare anche focus, con non disturbare, con le varie modalità. Puoi cambiare quindi anche magari la lock screen che ti cambia in automatico, i widget, le cose. Interessante. Hanno dato una sistemata ai message, ora si può eliminare e modificare i messaggi. A foto dove... possiamo innanzitutto condividere in automatico le foto con la famiglia, quindi quelle dove si vedono gli altri familiari, lui le trova in automatico e le condivide in automatico nella galleria degli altri familiari. Cosa comodissima, assolutamente. Si possono anche bloccare i contenuti col Face ID o codice determinate cartelle. E sempre da foto, quando uno fa una foto anche in modalità ritratto, o non per forza in modalità ritratto, può automaticamente scontornare e usarlo come sticker, ad esempio su un'app di messaggistica o su tutte le altre app ottimizzate. Figo, molto molto figo. Hanno sistemato la dittatura vocale. Nei miei appunti c'è scritto la dittatura vocale. Non l'ho fatta apposta, lo giuro. E quindi uno può dettare mentre scrive, mentre corregge, può usare meglio la punteggiatura. Una cosa che mi ha hypato tantissimo durante l'evento, una cosa che ho preferito sinceramente, però all'inizio non sarà disponibile in Italia. Ora si possono condividere le cose tramite SharePlay su messaggi, cambiato anche il player sia sull'app Apple TV sia sull'app Apple Music, ma non ancora su podcast, non si sa perché, è cambiato leggermente la linea, un po' più spessa, nulla di che. Nuove emoji, molto belle. Tra le nuove emoji, tra l'altro, scusate, c'è anche quella proprio italiana che fa... Hanno sistemato i pannelli di Safari, ora puoi fare anche i gruppi di pannelli, ok? È stata sistemata finalmente l'app casa, molto molto figo, ma anche questa la provo tantissimo. Io non la uso, ma ho visto che hanno fatto un bel redesign molto interessante. Apple Pay, arrivano tre nuove funzioni: tracciamento dei pacchi e degli ordini. Apple Pay Later, che ti fa dividere automaticamente le cose a rate, cioè se ti puoi pagare qualsiasi cosa a rate, anche una pizza, la puoi pagare a rate. Sì, ma boh, ok. E puoi usare il tuo iPhone come POS. Infine, puoi fare le FaceTime handoff, le chiamate FaceTime in handoff, quindi usare... Ora lo potevi fare solo con le chiamate, quando c'è una chiamata sull'iPhone, tornare a casa, te la passiamo in automatico al Mac o all'iPad. Bene, ora lo puoi fare anche con FaceTime, con le videochiamate, al posto che anche solo con le chiamate. Disponibile questo aggiornamento da iPhone 8, 8 Plus, quindi oltre 6S, 6S Plus ed SE, che si sapeva che venivano rimossi, l'S di prima generazione soprattutto, che aveva la forma del 5S, vabbè, finalmente è stato un po' cambiato, hanno eliminato anche iPhone 7, che non mi stupisco, e 7 Plus, che aveva 3 giga di RAM e non 2, aveva già la doppia fotocamera, quindi partiamo già da uno standard di... doppia fotocamera, tranne che iPhone 8, vabbè, ce n'ha una, gli iPhone SE, l'iPhone XR, però hanno tolto tanto standard. Sarà che a me l'iPhone 7 sembra tantissimo recente, 2016 mi sembra ieri, mentre solo già il 6S di un anno prima, 2015, hanno fatto una roba strana, perché il 6S sembrava molto più vecchio del 7, c'è cioè un tantissimo di distacco, è stato proprio l'iPhone 7 un grande iPhone di distacco. Qui, tra l'altro, non ci sono neanche più iPhone con il jack. Tra l'altro mi sono dimenticato di...
raccontarvi due nuove funzioni, ovvero Quick Notes, arriva Quick Notes anche su iPhone, attivabile al centro di controllo, e hanno sistemato Spotlight, me l'avevo dimenticato, scusate, mea culpa. Poi passiamo a WatchOS, che ha due funzioni. Hanno sistemato l'app allenamento, hanno incluso nuove cose, puoi vedere ancora più cose, ma solo su Apple Watch 7. Hanno incluso delle watch face, di cui alcune molto carine. E la modalità sonno è l'unica funzione veramente interessante che si aggiorna solo su Apple Watch 7, purtroppo, e non sul mio carissimo SE. Quindi puoi vedere se sei in fase REM, in fase DIP, puoi controllare come è andata la tua nottata quando ti svegli direttamente dall'app salute, cosa per me fighissima, assolutamente fighissima. Ma ora abbiamo macOS Ventura, come Simona Ventura, no? Ci sono stati un sacco di meme e a me hanno fatto ridere. Comunque abbiamo, prima di tutto, una nuova gestione delle scrivanie multitasking chiamata Stage Manager, che, spoiler, arriva anche sull'iPad, solo con M1, ma arriva anche sull'iPad. Sull'iPad arriverà un video presto, settimana prossima, che mi farà un po' incazzare. Oggi anticipo e basta. Però quindi questa nuova gestione del multitasking, che io non ho capito neanche tanto bene, però amen. Hanno migliorato Spotlight, bene, benissimo, amico, Spotlight lo amo. Da quando l'ho scoperto, da quando ho cominciato a usarlo seriamente, non ho più smesso. Funzione ovviamente più importante, e sottolineo ovviamente si scherza, arriva un'app meteo sul Mac, che non serve un cazzo, e l'app orologio, che è già più utile. E poi, cosa molto interessante, puoi usare iPhone come webcam, come camera, per il Mac. Hanno detto vaffanculo, la fotocamera buona sui Mac non ve la mettiamo. Vi arrangiate con il vostro iPhone, che se avete un iPhone 6S non lo potete fare perché avete comunque iOS 15. Se avete un iPhone 8 ci avete già una camera decente, quindi non vi potete neanche lamentare. Ma ora passiamo al succo. Voglio parlare prima degli M2, perché poi iPadOS 16 me lo voglio proprio lasciare come chicca finale di incazzatura generica. Novità derivanti da iOS 16, quindi tutte, tranne lock screen che non puoi mettere comunque i widget, perché arriva l'app Meteo su iPad. Non è ancora arrivata la calcolatrice, porca di quella puttana. Puoi collaborare sui documenti, arriva questa nuova app Freedom, che arriva anche sul Mac, però ve ne volevo parlare su iPad, in cui uno può collaborare sui documenti insieme, è un'evoluzione di Note, carino. Puoi collegare il tuo iPad ai monitor esterni, ma solo se hai l'M1. Sei un iPad Pro con la 12Z da 12,9 pollici e ti attacchi al cazzo, perché lo trattano come un iPad 5 del 2017, come un iPad Pro da 9,7 del 2015, che è una 9X. Ora alla fine ne parliamo, perché le compatibilità mi hanno fatto un po' arrabbiare, anzi ve lo dico subito, perché trattano allo stesso modo, differenza è l'M1, ok? Quindi iPad Air e iPad Pro M1. Quindi un iPad Air 4 e un iPad Pro 12Z con 12,9 pollici del 2020 vengono trattati alla pari di iPad usciti nel 2015 e 2017. Non è giusto, per carità, tutti chiedevamo le esclusive per l'M1, anch'io le chiedevo, ero il primo a chiederle le esclusive per l'M1, ma esclusive di altro tipo. Per me, le funzioni che sono state presentate a questa WWDC, almeno su iPad Pro 12Z, su iPad Air, su iPad Mini 6, che ha una 15 Bionic, che è potente più o meno come un M1 su molte delle cose che sono fatte per queste nuove funzioni, potevano arrivare tranquillamente anche le app in finestra. Magari su M1 aggiungevi solo Final Cut Pro, Xcode, Logic, tutta la suite di app professionali. Poi vabbè, hanno comunque sistemato l'app file per tutti gli iPad, è già un buon passo in avanti. Però le app in finestra e Stage Manager solo su M1? Dai, le app in finestra, per carità, roba fighissima. Non ai livelli del Mac, ma giustamente sull'evoluzione dell'iPad ne parleremo in un prossimo video. Sto cercando anche di avere un ospite, ma no spoiler. Semplicemente non ha senso sugli M1, sugli iPad. E ora parliamo di MacBook. Quindi nuovi MacBook, belli. M2. Hanno presentato l'M2, che se avete un Mac con M1, chiudete il video. Se avete invece un Mac con Intel e lo volete cambiare, ascoltatemi benissimo. Perché hanno presentato l'M2, che è un M1, però con qualche giga di più di RAM, in alcune opzioni, ovvero 24 giga di RAM, e può arrivare fino a 10 core di GPU. Poi basta. E ovviamente nella sua potenzialità massima, perché di base è come un M1. Quasi, dico quasi, letteralmente un M1. Ma ora parliamo dei due nuovi MacBook.
Il MacBook Air, di cui vi parlerò, ho già la scheda aperta sul mio MacBook. E il MacBook Pro, di cui dopo vi parlerò, che anzi, vi parlo prima del MacBook Pro, è il MacBook Pro M1. È esattamente questo MacBook qua, il mio un po' sporchetto, ma ora è da pulire. Però al posto di avere un M1 o un M2, per farci capire, a me piace tantissimo questo, però questi bordo qua, veramente un po' anacronistico, infatti io ho lo sfondo nero per non farlo quasi distinguere. Un po' anacronistico il design, solo i bordi. E non c'è il MagSafe, MacBook Pro, molto bello, a me piace, ma non comprate assolutamente il MacBook Pro M2, perché solo se volete la touch bar. Se vi piace la touch bar prendetelo, perché la touch bar è oggettivamente figa. Hanno anche alzato i prezzi e base con le potenzialità di un M1, parte con le potenzialità di un M1 base da 1629 euro. Quindi, ragazzi, scordatelo. Parliamo quindi della vera novità, il MacBook Air. Nella sua pagina vengono esposte poche cose. Soprattutto, prima di tutto, la nuova grafica, cioè il nuovo design, veramente bello. Tipo MacBook Pro M1 Pro e M1 Max, però più sottile, senza le varie porte, cioè solo due USB-C, il jack e il MagSafe. Quattro colori molto belli, ora ve ne parlo. Quindi questo nuovo design. I tasti funzione grossi come tasti normali. Abbiamo l'M2, scusate se non guardo in camera, ma sto guardando qua la pagina. Fino a 10, 18 ore di batteria, meno dell'M1, assolutamente, perché l'M1 erano 20 sulla pagina Apple. Splendido ampio display Liquid Retina, perché 13,6 pollici, quindi anche schermo più grosso del Pro M2. Capite perché non dovete prendere quel computer? Alla fine poi questo M2 ha poche altre cose. Questi bei colori, il mezzanotte argento, il solito argento, un bel galassia e poi c'è il grigio siderale. Ha i cavi in pandan, con il modello, è un sacco più veloce, no, non è vero. Ah, le solite funzioni, handoff, alla fine ci puntano poco anche loro, cioè puntano tanto sul design perché è il nuovo design, c'ha il notch un po' bruttino però. 1529 euro per il modello base. Se vuoi i 10 core di GPU, devi salire. 10 core vengono già a 1649. Se ti vuoi già 16 giga di RAM, questo computer ti viene 1879. Se ne vuoi 24, 2100. Se vuoi magari 8 giga di memoria unificata, 16, dai, facciamo una via di mezzo. E almeno 512 giga di RAM essenziale, anche lì 1109 euro. Prezzi un po' altini, direi, per un MacBook Air, il MacBook base di gamma. Che non è proprio il vero base di gamma, perché i tonti hanno alzato di una roba poco meno di 100 euro il MacBook Air M1, quindi viene lui ora, porco puttano. 1229 euro, computer fantastico, ma hanno alzato il prezzo. Prima ne era tipo 50 euro in meno, quant'era? 1159 era. Capite che è illegale, non puoi alzarmi il prezzo di un computer dopo 2 anni, ma anche lì ci voglio fare un video riguardo. Questo per ora è tutto quello che è stato presentato da WWDC, io sono stato molto soddisfatto, tutto molto figo. Sono contento che questo video, già per la mia registrazione, dura poco, duri poco, perché lo scorso quello che avevo registrato sullo stesso tema durava mezz'ora. E arriveranno ben due video approfondimenti. Poi una recensione dei 16 quando installerò la beta, la installerò tipo dalla beta 3 perché ora non ho voglia. Però dai. Dai, dai. Oggi ci sono anche un video sul secondo canale in cui parliamo di Miss Marvel.